Salve ragazzi, eccoci giunti all'ultima lezione di grammatica per quanto riguarda grammatica terza media e vedremo quindi le subordinate, le nuove ultime subordinate, le subordinate modali, strumentali, temporali, condizionali e poi facciamo un breve ripasso per quanto riguarda la subordinata concessiva e la subordinata consecutiva che abbiamo visto nell'ultima lezione di grammatica. Quindi con questa ultima lezione chiudiamo proprio il programma di grammatica ed è anche l'ultima lezione proprio di queste video lezioni che io ho creato in 3D proprio perché il programma finisce proprio adesso con questa lezione di grammatica. Bene ragazzi, allora andiamo a vedere direttamente di nuovo la subordinata concessiva, rappresenta una frase, che determina l'opposto di quello che poi avverrà veramente nella reggente. Questa è la cosa particolare. Infatti abbiamo fatto l'esempio e sebbene non avessi studiato, ho risposto a tutte le domande. Quindi il sebbene rappresenta la subordinata concessiva. Quindi l'opposto di quello che in pratica poi avverrà nella reggente, ossia che ha risposto a tutte le domande. Quindi la subordinata concessiva rappresenta in un certo senso un avvenimento che accade nonostante ci sia un presupposto che questo non possa accadere, nonostante questo non possa accadere, invece accade uguale. Quindi nonostante ci sia un presupposto che ci fa capire che quella cosa che poi sarà detta nella reggente forse non potrà avvenire, perché lui non aveva studiato, invece poi avviene e quindi questa è la concessione. Infatti poi ha risposto a tutte le domande. Quindi sebbene non avessi studiato, ho risposto a tutte le domande. Quindi è una frase, una subordinata concessiva, quindi una proposizione concessiva, è quella frase che determina un avvenimento che però in realtà sembra come se non dovesse accadere. Invece poi in realtà accade. Quindi c'è un presupposto che ci fa capire che forse non accadrà quella cosa che si sta dicendo, ma poi in realtà invece poi accade. Quindi è una contraddizione fondamentalmente la subordinata concessiva, perché anche un'altra frase, per esempio, in implicita, anche volendo, quella anche volendo sarebbe la subordinata concessiva, non potrei aiutarvi. Quindi in realtà lui dice che alla fine io non posso aiutarvi, anche se volessi, non posso aiutarvi. Quindi vedete, ci sono due contraddizioni, è una opposta all'altra. Quindi ma io comunque ho visto nelle frasi che abbiamo fatto precedentemente a distanza che questa l'avete abbastanza capita perché è facilissimo, basta mettere il nonostante, quello ti fa capire che da lì parte una frase contraddittoria, perché di base questa è la subordinata concessiva, una frase contraddittoria che nonostante ci dica qualcosa di opposto a quello che poi avverrà nella reggente, avviene appunto nella reggente qualcosa che non è detto nella subordinata, che non è detto perché appunto nella subordinata ci sono tutti i presupposti che quella cosa che poi non, quella cosa non accada fondamentalmente. Bene, andiamo a vedere poi la subordinata consecutiva. Questa è facilissima, anche questo ho visto che l'avete abbastanza recepita attraverso le lezioni precedenti, ma anche e soprattutto attraverso gli esercizi che vi ho fatto fare in questo mese sulle subordinate. E quindi abbiamo detto indica la conseguenza, quindi l'effetto espresso nella reggente. E abbiamo fatto l'esempio, andava così veloce che finì fuori strada, quindi ti fa capire in un certo senso che la frase inizia in un modo ed è presumibile che poi finirà in quel modo, perché già ci sono i presupposti che poi conseguentemente ci sarà una determinazione vera e propria, come per esempio appunto tanto tuonò che piove, quindi il tuono tanto tuonava che alla fine piove, questo è il discorso, quindi questa è una conseguenza, questa pure l'avete capita, perché in realtà ti introduce un qualcosa che poi viene proseguito, questa è la consecutiva, ti introduce nella reggente un qualcosa che poi viene proseguito nella consecutiva appunto, che dà una determinazione logica di quello che si era già detto nella reggente, perché se uno andava così veloce, ecco qua che prima o poi avrà un incidente, quindi che finì fuori strada, oppure tanto tonò che piove, quindi una conseguenza è plausibile, perché già nella reggente ci fa capire che sta,
accadendo qualcosa che è determinato dalla reggente e quindi ci sarà poi dopo una conseguenza a quello che si è detto. Quindi questa anche pure l'avete abbastanza capita. Ecco, iniziamo a vedere queste ultime subordinate che faremo appunto adesso, come la subordinata modale. La subordinata modale è in un certo senso il complemento di modo in analisi logica, quindi risponde sempre alla domanda come, in che modo, però è logico che essendo analisi del periodo dobbiamo inserire nel mezzo i verbi, il verbo, altrimenti sarebbe un complemento di modo. Quindi facciamo questo esempio, abbiamo detto, ripeto, per carità, domande come, in che modo, quindi risponde alla domanda come, in che modo. E facciamo un esempio, abbiamo agito come ci avete consigliato, abbiamo agito come ci avete consigliato, oppure in che modo, nel modo che ci avete consigliato. Anche qui sempre esplicita e implicita, come al solito, esplicita indicativo, aggiuntivo condizionale, implicita, gerundio e finito. Un altro esempio, ce lo fece capire, in che modo? Urlando. Quindi la frase è, ce lo fece capire urlando. Urlando è urlare, quindi urlare, gerundio, Urlando quindi è la subordinata modale, ce lo fece capire è la subordinata, no scusate, è la reggente, la preposizione volevo dire, no subordinata, la preposizione reggente e poi urlando è appunto la subordinata modale, cioè è facile perché comunque risponde alla domanda come, in che modo, capito? Andiamo a vedere anche altri esempi che qui ho inserito, per esempio la subordinata modale, la riunione si concluse come tutti ci aspettavamo, quindi il come tutti ci aspettavamo è appunto una subordinata modale, perché appunto risponde alla domanda, anche qui la riunione si concluse come, in che modo, come tutti ci aspettavamo, questa è esplicita. Oppure possiamo fare un altro esempio, la riunione continuò chiacchierando sui vari argomenti, in che modo continuò questa riunione? Chiacchierando sui vari argomenti, e questa appunto è una subordinata modale anche questa. E invece questa è implicita perché qui c'è chiacchierando, gerundio. Quindi la riunione continuò in che modo? Chiacchierando sui vari argomenti. Quindi è facile rispondere alla domanda come. Di base, voi dopo la prima proposizione che è la reggente, inserite se dobbiamo fare un esercizio di completamento oppure dove io vi dico individuate, inserite anche mentalmente la domanda come, in che modo, e se dopo c'è appunto la risposta adatta, allora quello è complemento di modo. Di base, abbiamo detto nell'esplicita, c'è cioè soprattutto come, in quale modo, quindi è facile crearla, è facile anche individuarla. Quindi la riunione si concluse come tutti ci aspettavamo. Oppure nell'implicita, la riunione continuò chiacchierando sui vari argomenti. Continuò come, in che modo, chiacchierando sui vari argomenti. Bene, andiamo a vedere adesso l'altra subordinata strumentale. Questa è facile perché questa c'ha solo la forma implicita e risponde alla domanda. A forza di, a furia di. È un po' in un certo senso il complemento di mezzo, sotto un certo senso, sotto un certo aspetto. È infatti introdotta soprattutto nella forma implicita dal gerundio e poi a volte anche dall'infinito. E qui abbiamo fatto un esempio, per esempio, aveva mal di pancia a forza di ridere oppure a furia di ridere. Ok? Quindi è facile perché noi la individuiamo oppure dobbiamo inserirla scrivendola una frase mettendo appunto questa locuzione a furia di a forza di. Ok? Per esempio, però, anche nella forma implicita invece c'è solo il gerundio. Per esempio, cucinando mi diverto. Qui il cucinando possiamo tradurlo mentalmente. Ci sta bene se io metto a furia di cucinare o a forza di cucinare? Sì, ci sta bene. A forza di cucinare mi diverto. A furia di cucinare no. Però sta bene a forza di cucinare, quindi cucinando mi diverto. Quindi è facile perché comunque c'è solo la forma implicita all'infinito e al gerundio, ma soprattutto all'infinito. Quindi si crea, abbiamo detto, ecco qui la subordinata strumentale, soprattutto con a furia di, a forza di, ma anche col gerundio. Quindi impariamo a scrivere leggendo assiduamente. Impariamo a scrivere a furia di leggere, volendo mentalmente, a forza di leggere, furia è un po' brutto. Impariamo a scrivere a forza di leggere assiduamente, che è più adatto a forza di leggere. Però, siccome a volte suona un po' male, uno a posto di dire impariamo a scrivere a forza di leggere o a furia di leggere, che a volte non suona tanto bene, però anche a furia di leggere si può dire. Allora, mettiamo il gerundio. Quindi è facile perché nell'implicita l'infinito basta che mettete o a furia di o a forza di. Mentre invece nella forma col, appunto
nell'infinito, scusate. Mentre invece col gerundio lo camuffate in un certo senso, questo a furia di leggere oppure a forza di ridere, lo camuffate scrivendo, ridendo oppure leggendo, ok? Nel gerundio. Quindi però il sottinteso è sempre quello, a forza di o a furia di. Quindi è facilissimo questo individuarla in una frase o anche scrivere, inventare una frase, perché si forma solo in questo modo, non ci sono altri modi. È anche più semplice perché è implicita. Quindi abbiamo ripetuto infinito a forza di ridere, a furia di leggere. Oppure nel gerundio, forma sempre implicita, ma col gerundio, leggendo assiduamente, oppure ridendo, aveva mal di pancia, ridendo molto. Ecco qui che ci sta bene. Aveva mal di pancia ridendo molto. Vuol dire a forza di ridere molto, a forza di ridere, a posto di non dire a forza di ridere o a forza di leggere, scrivo direttamente il gerundio. E quindi è un altro tipo di scrittura, un altro tipo di forma lessicale, grammaticale. Bene, andiamo a vedere adesso la subordinata temporale. La subordinata temporale è facilissima, sarebbe il complemento di tempo. Risponde quasi, no, quasi sempre, insomma, sì, sempre alla domanda quando. È una frase che contiene indicazioni, appunto, su quando avviene, quando avverrà, quando è avvenuto ciò di cui si parla nella reggente. Ok? Quindi facciamo questi esempi. Quando arriverà sarò felice quando arriverà. Sarò felice dopo che sarai arrivato. Sarò felice quando, dopo che sarai arrivato. Oppure, nella forma implicita, parlando con te mi sono annoiato. Mi sono annoiato quando, parlando con te, quando ho parlato con te, possiamo anche dire. Poi, partiti gli invitati, mettemmo a posto la cucina. Mettemmo a posto la cucina, vedete, la reggente è quasi sempre dopo. Prima c'è sempre la subordinata temporale. Quindi partiti gli invitati, mettemmo a posto la cucina. Mettemmo a posto la cucina è la proposizione reggente. Mentre invece partiti gli invitati, cioè andati via gli invitati, questo vuol dire, è la subordinata temporale, cioè mettemmo a posto la cucina quando sono partiti gli invitati, cioè partiti gli invitati, andati via. Poi, l'ultimo esempio, nel chiudere la porta mi sono schiacciato un dito. Mi sono schiacciato un dito quando? Nel chiudere la porta. Questo è importante perché sempre la domanda è quando mi sono schiacciato un dito. Quindi vedete, la subordinata temporale non è solamente il discorso che devo vedere il tempo, cioè l'ora, domani, ieri, oggi, no, questi sono poi sono verbi. Non è questo il discorso, cioè il momento, quando accade qualcosa, in che momento è accaduto, quando accadrà. Questo è il discorso, vedete? Abbiamo fatto degli esempi senza mettere l'ora, il giorno, la data o ieri, oggi, domani, no. Parlando con te mi sono annoiato, partiti gli invitati, mettiamo a posto la cucina, cioè indica il momento in cui avviene qualcosa, oppure che è già avvenuto, oppure che avverrà. Quindi questo è facile, perché comunque anche questo è facile, la subordinata temporale è facile. Qui ho messo altri esempi. Quando fa freddo non esco quando fa freddo. Vedete? È sempre dopo la reggente, non esco e la reggente, e va messa sempre dopo. Mentre camminavano, conservavano. Madonna, vedi, è scritto. Scusate. Mentre camminavano, conservano del più. No, ho sbagliato, scusate. Mentre camminavano, conversavano. Oh, ho anche gli occhiali, non potete vederlo, eh? Mentre camminavano, conversavano del più e del meno. Quindi, mentre camminavano, è sempre la subordinata temporale. Conversavano del più e del meno, appunto, la reggente, quindi conversavano del più e del meno quando? Mentre camminavano. Poi, uscendo, ho incontrato Giulio. Ho incontrato Giulio quando? Uscendo, vedete? Ho incontrato Giulio, la reggente. È sempre dopo, viene messa sempre dopo la reggente. Prima viene sempre messa la subordinata temporale, prima c'è. Va bene, questi li abbiamo visti. Andiamo all'ultima subordinata, che è la subordinata condizionale. La subordinata condizionale è un po' il periodo ipotetico, quindi un desiderio, una speranza che qualcosa che si dice avvenga, ma non si sa, è un'ipotesi. Quindi indica la condizione, l'ipotesi, esprime quindi la condizione, l'ipotesi, da cui dipende l'avverarsi di quanto è espresso nella reggente. Quindi indica una condizione necessaria perché si realizzi quanto espresso nella reggente, ma non si sa se poi potrà avvenire. Quindi è un'ipotesi, ripetiamo, la proposizione condizionale, la subordinata condizionale rappresenta un desiderio, una speranza, che
appunto non si sa se avverrà oppure no. È un'ipotesi, si fa un'ipotesi, mettendo quasi sempre, e così è riconoscibile nella forma esplicita, il se. Per esempio, qui c'è un primo esempio: Francesca, se accetti il mio invito, ci divertiremo. Vedete, Francesca, ci divertiremo. È in pratica la reggente. Se accetti il mio invito, se accetti il mio invito è il desiderio, l'ipotesi che è messo sempre, viene sempre evidenziato con il se. E il se rappresenta l'ipotesi. Se dovessi andare al mare, forse potrei riuscire finalmente a nuotare, capito? È una cosa di questo tipo. Questa è la posizione condizionale. Rappresenta un'ipotesi, un desiderio, una speranza che possa avvenire o meno qualcosa che si sta dicendo. Nella reggente, però ci deve essere sempre una premessa, ci deve essere sempre un'ipotesi, un desiderio che quella cosa possa avvenire. Se poi nella reggente quello che esprimo voglio che accada, nella subordinata ci devo mettere una premessa, un'ipotesi, un desiderio. Ok? Facciamo un altro esempio: se nevicasse tutta la notte, domani potremmo sciare. Quindi domani potremo sciare, anche qui vedete la reggente viene sempre messa dopo come la subordinata temporale. Domani potremo sciare è appunto la reggente, la proposizione reggente, la principale. Se nevicasse tutta la notte è appunto la subordinata condizionale, facile da individuare perché c'è sempre questo se, questo all'inizio è più divertente anche metterlo più spesso così lo capite meglio, lo ricepite meglio. E un'altra frase, se esci vengo con te. Quindi qui già è comunque un desiderio quasi realizzabile, perché se esci, vengo con te, avverrà questa cosa. Non è che dici oddio, forse, anche perché è diverso dal se nevicasse. Questa è un'ipotesi più realistica, mentre il primo è più un desiderio, se nevicasse tutta la notte, domani potremo sciare, che ne so se pioverà, cioè scusa, se nevicherà, che ne so, non si sa. È un desiderio, una speranza. Abbiamo detto che la subordinata condizionale fa sempre questa associazione di idee. La subordinata condizionale uguale mentalmente, se mettete sto uguale, segno uguale mentalmente, uguale a un desiderio, una speranza, un'ipotesi, un desiderio ipotetico. Infatti questo si chiama, ma lo vedremo, periodo ipotetico, perché non si sa se avverrà, si spera, una speranza, un'ipotesi. Un altro esempio, il piovere ci c'era. Se continuasse a piovere, il fiume strariperebbe e così via. Insomma, abbiamo parlato di periodo ipotetico perché appunto la subordinata condizionale è un'ipotesi, come abbiamo sempre detto, una speranza. E come abbiamo visto, la reggente, ecco qua, qui c'è lo schemetto che ho messo. La reggente è sempre messa dopo. Infatti, prima c'è la premessa che è la subordinata condizionale, che viene detta nel lessico dal latino. Protasi, mentre invece nella reggente la conseguenza, quindi ciò che avverrà, ciò che dovrebbe accadere, il desiderio avverrà, se prima c'è la premessa, come vi dicevo prima, se il se prima c'è questo se, che è la subordinata condizionale che rappresenta una premessa, se prima c'è la premessa, allora quella cosa forse avverrà. Quindi dopo c'è l'apodosi, che l'apodosi rappresenta la conseguenza, quindi protasi e apodosi. Ok? Quindi la premessa e abbiamo questo schemetto proprio che vi ho fatto, perché in realtà è così la struttura. Quindi abbiamo visto infatti che la reggente è dopo, prima si mette sempre la subordinata condizionale, che appunto rappresenta col se, viene rappresentata soprattutto col se, e quindi quella viene detta la premessa. Se c'è questa premessa, allora può darsi che poi il desiderio vero e proprio accadrà, e quindi l'apodosi, la conseguenza. Andiamo a vedere anche un altro schema qua. Un altro esempio, diciamo, se ritorni presto, quindi se ritorni presto, ti aspetto a casa sveglio. Quindi se ritorni presto, quindi la condizione, vedete, questa è la condizionale, la condizione, cioè se c'è questa possibilità, ipotesi, c'è cioè questa ipotesi, allora ti aspetto a casa sveglio, cioè il desiderio che io vorrei aspettarti sveglio se torni presto. Quindi la premessa è se ritorni presto, quindi la premessa è la protasi. Ed è la subordinata condizionale. Ti aspetto a casa sveglio è appunto l'apodosi, la conseguenza, ed è la reggente. Oppure se avessi tempo andrei al cinema. E anche qui, se avessi tempo è la subordinata condizionale, andrei al cinema è il desiderio che viene visto nella reggente. Però questo andrei al cinema, desiderio ci sarebbe se poi lui avesse tempo, ok? E questa è la subordinata condizionale, va benissimo, perché è molto facile, comunque non è difficilissimo.
E vabbè, anche qui abbiamo detto forma esplicita, forma implicita come al solito, quindi non è che cambia molto. Nella forma esplicita abbiamo visto l'indicativo oppure il congiuntivo col se, quindi ci sono solo queste due forme, mentre invece nell'implicita abbiamo anche il gerundio, ok? Oppure l'infinito come al solito, e participio passato, sempre tutti e tre, insomma, ci sono, non è che cambia. Oh, finiamo con l'ultima cosa, ma è facilissima, infatti ci ho messo anche questa cosa divertente, che è il discorso diretto e indiretto, giusto così en passant per dirvelo. Il discorso diretto è quando una persona parla, c'è il dialogo, quindi parla direttamente, cioè due punti aperti virgolette e lui parla, è il dialogo, è come se fosse il copione. Il discorso indiretto invece è noi diciamo quello che lui sta dicendo, aggiungendo, basta che uno aggiunga la congiunzione che, e da lì il discorso diventa indiretto. Lo devo dire quest'ultima cosa perché fa parte del programma, ma questa non si sa, l'abbiamo sempre visto, non si va dalle elementari. Qui per esempio abbiamo il coniglio afferma, la cosa più importante, questo è il coniglio che parla, la cosa più importante è avere le orecchie lunghe per sentire ogni rumore sospetto. E questo è quello che dice proprio lui, il coniglio, il discorso diretto, fa un monologo, parla da solo. Mentre invece il discorso diretto diventa così, il coniglio afferma che la cosa più importante è avere le orecchie lunghe per sentire ogni rumore sospetto. Vedete, basta mettere il che. Così noi dal discorso diretto, che era il dialogo vero e proprio, cioè la persona che parla direttamente, in questo caso il coniglio fa un monologo, parla da solo, si trasforma in indiretto, basta mettere il che. Va bene? Ok, allora noi abbiamo terminato qui il programma di quest'anno di grammatica e poi vi do degli esercizi. All'inizio più semplici di individuazione, va bene? Allora ragazzi, io con questo vi saluto e vi auguro buono studio e soprattutto vi dico di riascoltare più volte questa lezione, anche perché un altro avatar, chi è che ve lo fa? Nessuno. Quindi sarà anche più divertente riascoltare questa lezione, ok? Allora vi abbraccio, un saluto a tutti e ci vedremo presto. Ciao!